Ragazzi, ho fatto un acquisto rischiosissimo su eBay di carte Pokémon. Guardate questo album. Da dove viene, ragazzi? Viene da Catania, Dio cane. E allora, cosa potrebbe contenere questo album, ragazzi? Probabilmente è la prima volta che compro questi lotti rischiosi da eBay. E ragazzi, qui dentro ci sono poche carte che cercavo da una vita, che alla fine l'ho preso in questo lotto qui, a un prezzo veramente stracciato. Il venditore l'ha fatto stracciato perché al suo interno troveremo delle carte un po' danneggiate. Però a me non me ne frega un cazzo, e sapete perché? Tra cui anche tante carte vintage. Perché già dalla prima pagina si può già vedere cosa ci aspetta, ragazzi. Cioè, questo è un album incredibile. Ed è un peccato che il venditore Nabaccio l'ha trattato malissimo alcune carte. Per fortuna quelle un po' più danneggiate ce l'ho già, quindi non ci perdo un cazzo. Per esempio, qui abbiamo Magneton del set base, che è tenuto abbastanza bene rispetto agli altri, che però c'ho già, ed è anche olografico, quindi no, ma anche del set base, questo è fossil. Anche sto Typhlosion sarebbe veramente tanta roba, ragazzi, guardate che artwork c'erano. Questo è di Ken Tsujimori sicuramente, infatti. Vedete, alcune carte sono veramente messe male con delle pieghe veramente orrende. Io difatti, ragazzi, avevo veramente paura di uno scam incredibile, per fortuna non è successo. Per fortuna non è successo, anche sto Flareon ha delle crepe abbastanza grosse. Invece mi ha stupito questo Meo Promo, che ce l'ho già, però ce l'ho danneggiato. Quindi in questo caso mi è andata meglio a me. Questo è totalmente perfetto. Non lo sto a togliere perché l'ho visto prima. Tanta roba, ragazzi, perché comunque voglio anche cercare di fare le promo che mi mancavano senza cercare di spendere un triliardo di soldi, ma ovviamente è molto difficile. Sto tenendo d'occhio tutto il sistema di aste di eBay, questa roba qua. Sto scoprendo delle cose molto interessanti e mi deve sempre arrivare una cosa e forse qui ne sto vincendo un'altra tra poco che scade tra 42 minuti e non c'è nessuno di una carta del Gym Heroes. Gym Challenge, eccetera, che io cercavo da tanto. A poco. Ragazzi, alla fine, perché ho preso sto lotto qui? Praticamente il 70% delle carte ce l'ho tutte, ma alcune sono in condizioni migliori, stranamente, alcune non ce l'ho proprio. Hitmonchan del set base, ragazzi. Guardate che bello. Non l'ho mai trovato, ragazzi. L'ho sempre visto a giro. L'ho sempre visto a giro nel corso di 30 anni. Qui c'è anche la sleeve, la bustina. Questo per fortuna è totalmente perfetto. Ovviamente recuperandosi una carta del genere, uno potrebbe spendere anche. Boh, potrebbe spendere anche. Aspetta che le risistemo. Potrebbe anche spendere 20-30 euro, va bene. Però, ragazzi, questo album qui, cioè 69 carte, l'ho pagato 40 euro. Il Nabaccio ha puppato. C'era un sacco di rischio. Ovviamente non c'era solo lui che cercavo, ragazzi. Vabbè, ovviamente Moltres e il Fossil ce ne ho tanti, compreso anche questo Lapras che è perfetto, questo Zapdos che è quasi perfetto, che però è del Legendary Collection, quindi non è il set base. Ma c'è Ditto Fossil olografico, che io ce l'avevo solamente raro. Invece questo è olografico, tanta roba. Ma qui, ragazzi, c'è un'altra chicca. Io anche questo l'ho sempre visto a giro, non l'ho mai trovato, ragazzi. Questo stupendo Farigator di Neo Genesis, ragazzi, questa è storia. Porca miseria. Ovviamente sto video non si incentra su questo album. Stamani ho avuto un'illuminazione. Ho preso il team box di Miraidon, che è veramente bello. Ora dopo lo guardiamo. Poi altre 4 bustine extra. Qui ce n'era già 4. E vi faccio vedere cosa ci ho trovato. Perché anche lì qualcosa ho sculato. Non tantissimo. Poi l'ho preso sto album anche per questo Poliwrath, che non c'era versi trovarlo, diciamo, abbastanza decente. Questo è un po' rovinato, ma non rovinato come il mio. Fidatevi, il mio è veramente rovinato. Ovviamente le carte rovinate non sono mia. Poi c'è questo Dark Magneton perfetto, che mi pare di aver già olografico. Andiamo avanti, perché qui c'è un Nidoking totalmente rovinato. Madonna, io so come fanno a farlo. Però per fortuna qui ce n'è un altro addirittura, che questo invece è perfetto. Tanta roba perché ce n'avevo uno con una righetta. Questo invece è totalmente perfetto. E quindi si aggiudica un posto nell'album degno. Qui c'è anche sto Dark Hypno,
che io non c'avevo, ragazzi, proveniente dal set di X Team Rocket Returns. Olografico, una carta rara, tanta roba, ragazzi, tanta roba, questo è perfetto. Mentre invece l'altro Hypno è stato un po' più sfortunato, perché sembra ci abbiano cagato sopra, Dio cane, Dio. Cioè, ma come si fa, ragazzi? Ma come cazzo si fa, Dio Cristo? Meno male che ce l'ho già, ragazzi. Anche questo Slowpoke ce l'ho già, ma come si può vedere, cioè, è passato un fulmine nel mezzo. Peccato, perché guardate che stile ci avevano le carte vecchie, visto? Con la cosmografia, insomma, con la rarità Cosmo Holo bellissima, che ora ritorna ogni tanto nelle carte promo. Qui abbiamo Articuno di Fossil, perfetto. Questo è disegnato da Rita, infatti si vede il tratto di penna. Poi farà un video anche su questo artista perché è incredibile. Me lo metti a fuoco, grazie. Almeno vi faccio vedere anche un po' di vintage, vi faccio solo vedere le carte nuove. Darkwing, che io ce l'ho già orografico. Niantic ce l'ho già tanti, che qui c'è dei graffi allucinanti, ma da là. Peccato c'è dei graffi sì, sull'immagine, e questo tra l'altro è la ristampa, vabbè. Comunque, qui abbiamo tre carte comuni, tra cui Teddy Ursa, che ammira la statua di Arceus, che comunque non c'avevo. Qui c'è Nosipass, che fa un mezzo saluto nostalgico. Skrelpt, che non c'avevo. E qui entrano altre carte interessanti. Aerodactyl, che meno male ce l'ho già. Ma meno male c'era anche questo, ragazzi. Cioè, incredibile. Blastoise del set base. E io questo, ragazzi, ce l'avevo totalmente rovinato. Quindi, finalmente, può entrare nell'album degno a gamba tesa, ragazzi. Tanta, tanta roba. Finalmente l'ho trovato. Anche appendi su una carta del genere, singolarmente, tu la paghi un bel po', ragazzi. Cioè, non si scherza. Ora come ora non si scherza. Questo Zapdos, vada là che lavoro, è schizzata nella merda. Per fortuna ce l'ho già. Questo Dark Abok l'avevo trovato di recente, olografico. Qui c'è un altro che sembra abbastanza perfetto a vederlo così. Ora non sto a tirarle fuori perché c'ho su una mano. Mancano delle carte, ma è normale, l'annuncio era così. Sono 69. Questo Machamp, sì, è un po' distrutto. È un po' distrutto, ma di luce non tanti. Questo Mr. Mime non ne parliamo. Guardate, c'è una sorta di pegature a rombo, come se l'avessero intascato. Madonna, ma che è un fazzoletto, Dio Cristo. Meno male ce l'ho anch'esso. Anche sto Dark Gyarados ha fatto una brutta fine, ma ce l'ho già anche lui. Ma andiamo avanti, perché ora andiamo con delle carte un pochino più nuove di queste, che tutte queste non ce l'ho, e ce n'è una molto interessante che c'ha addirittura un errore di stampa, ed è molto importante quella carta lì, ragazzi, perché l'errore di stampa aumentano di brutto la singolarità della carta e ovviamente il suo valore. Abbiamo un Ampharos di questi set che non conosco, bellissimo tra l'altro, fammelo vedere meglio. Ora dall'album si vedono male perché c'è la patina che riflette della pagina. Comunque ce l'abbiamo, raro reverse e raro olografico con questa rarità a strisce bellissima. Questo Aggron che mi pare di averlo già, però tanto vale averne un altro. Queste sono tenute molto bene, meno male. Poi attenzione, Garchomp, interessante anche questo che si lancia in avanti di tipo drago. Abbiamo Haxorus, ragazzi mi ci soffermo poco perché sono tante carte da far vedere oggi, quindi poi devo stare anche attento a che non finisca l'asta. Manca 36 minuti, ragazzi. Non c'è nessuno che non c'è nessuno che punta. Facciamo F5 per vedere se è vero. No, sono totalmente dimenticato. Anche quella è una carta bellissima. E poi vi mostrerò sicuramente quando vincerò quest'asta qui. Poi questo bellissimo Crocodile nella notte che urla. Bello, ragazzi. Garbodor, anche questa comunque un Pokémon di merda, che qui è stato rappresentato anche troppo bene per essere questo Pokémon qui. È fumettoso, ci sta. Ragazzi, si avvicina la bomba, attenzione. Axiv, bello anche questo. Bagon, quindi questo probabilmente è un set fatto di 20 carte, tutte olografiche. Fraxur, attenzione. Ma qui ci abbiamo la carta interessantissima di... Si chiamano Holo Stampend in gergo. Sono le carte, ragazzi, del passato. Questo Jirachi Holo Stamped con la scritta Ex Deoxys. Guardate che rarità stranissima che c'ha. Fatta a sorta di esagoni che si illuminano. Questa, ragazzi, da come si può vedere, c'ha il bordo molto grosso. E tra l'altro
Vedete il bordo qua su com'è piccolo, ragazzi, rispetto a questo qui? Questo è un errore di stampa. Ecco, così forse si vede meglio. Vedete quanto è piccolo rispetto a questo? E io ho trovato anche un'altra di errore di stampa. Ora dopo lo faccio vedere nelle carte più nuove. Ne potrei mettere un'altra a confronto. E si vede subito cosa cazzo cambia. È impercettibile, ma si vede. Il bordo sopra con quello sotto. Vedete quanto è grosso quello sotto rispetto a quello sopra, rispetto a questa carta qui? Questo è considerato un errore di stampa, quindi per una carta del genere, ragazzi, con la scritta Ex Deoxys e tutto quanto, questa potrebbe essere una delle più importanti di questo album. Ed è molto difficile comunque da trovare così. Quindi la rificco dentro immediatamente. La rificco subito dentro. Mi raccomando, ragazzi, attivate le notifiche, mettete like, dislike, quello che volete. E fatemi sapere... che comunque escono video spesso adesso. Fatemi sapere se avete sculato anche voi, prendendo dei lotti, vincendo delle aste, eccetera, come ho fatto io oggi. Guardate, non finiscono le sorprese, eh. Dragonair, raro, olografico, Zapdos, Holo Reverse. Bella anche questa, anche se un po' in 3D. Poi abbiamo Reshiram, attenzione, anche questo Holo Reverse. Sono comunque tutte carte rare, a parte 2 o 3. Abbiamo anche... questo altare che si lancia in avanti, Dio Cristo. Axorus, che questo sembra derivare dai tempi di Bianco e Nero. Forse anche dello stile, potrebbe essere veramente quel set. Sto bellissimo Lucario. Poi finalmente c'è una carta che cercavo, ragazzi. Qualsiasi tipo di sta carta. Golisopod, finalmente ce n'ho uno, ragazzi. Guardate dal lato com'è bello questo qui. Ed è Holo Reverse. Questo c'è uno stile veramente bello. È strano come l'abbia fatta Rita. Però Dio Cristo se è bello, ragazzi. Poi abbiamo questo Excadrill che, se non mi sbaglio, è infatti, dovrebbe essere di un mazzo, l'avevo visto da qualche parte. Bellissimo anche questo Blaziken, guardate che artwork incredibile. Molto fumettoso, molto anime, ma anche questo, Holo Reverse, e queste sono tutte perfette. Golurk, bellissimo anche lui. Bellissimo anche lui, andiamo avanti, abbiamo... probabilmente abbiamo il set completo di questi draghi, ragazzi. Ora mi do un format meglio. Manaphy Holo Reverse, Wailord raro. Poi abbiamo Slaking, guardate come buffo sto lì. E poi attenzione, a caso una carta rara vabbè, anche questa ristampa, ma a parte questo ci sono 2 miliardi. E poi qui mi sono stupito che c'è abbastanza. Una carta promo che non avevo, ragazzi. Questo Unomb J, che non mi ricordo dove si trova, forse nel secondo film dei Pokémon, 2001. Mi mancava, io cerco comunque le carte promo perché non ce l'ho tutte. Quindi piano piano, tanta roba. Ma non è finita, ragazzi. Abbiamo Zoroark che si gasa un botto. Gotitel. Qui abbiamo un po' di leggendari. Tandurus. Landorus. Queste sono tutte carte tenute benissimo, Dio Cristo. Quindi questo tizio qui, probabilmente ai tempi... non si rendeva un cazzo conto delle carte vintage quanto potrebbero valere, o comunque quanto fossero importanti dal punto di vista del collezionismo, comunque anche della storia di queste cose. Poi abbiamo a caso un Glimmora raro, olografico, è raro, vero? Sì, di evoluzione a Paldea, non mi ricordo se ce l'ho già, ma ci sta di no. Un altro Terrakion, questo mi piace di più di quello sopra. Ok. E siamo in fondo con un Butterfree di Neo Revelation, mi pare. Non olografico, ma comunque questa ciccia l'avevo già, ma è tenuta benissimo. Questa invece mi manca. Time Capsule di Neo Genesis. Mi manca questa qui. Quindi vedi, qualche carta mi manca, è quella. Ovviamente a tutte queste nuove. Questo Latias bellissimo, e poi abbiamo una ristampa... di Pikachu, che anche questo io comunque c'ho quello. C'ho quello molto raro fatto così della collezione di Pikachu del 2000. Ora, dopo tutte queste perle, ragazzi, vi faccio vedere cosa ho spacchettato stamani. Volevo farvelo vedere, ma non c'avevo il telefono dietro, quindi ho nabizzato. Vi faccio vedere tutti i codici del caso. Ve li metto tutti qui uno per uno, così li scattate tutti. Poi anche da questi codici, ragazzi, non so se c'è qualcuno che li sfrutta, ma ditemelo, perché almeno mi dite che drop ci trovate.
Magari qualcuno di voi potrebbe scolare, ma chi lo sa. Quindi comunque vi do anche degli spunti per commentare, perché almeno mi aiutate anche con l'algoritmo a far vedere, a dare più priorità a questi video, perché altrimenti non riescono. Vedi, Leggende di Pardea, questo è il Team Box, però lo analizziamo meglio. Ho solo riposto le carte rare, eccetera, perché almeno non si rovinavano, le comuni le ho lasciate tutte fuori. Ora le guardiamo piano piano. Comunque, il Team Box è questo, è tanto che lo volevo prendere, l'ho visto, a un prezzo buono, perché alcuni le mettono anche a 30 euro, ma quando mai? Questi sono da 24,90 e devono restare a quel prezzo lì. Ora, qui in casa c'ho la luce artificiale e si vede a merda sta roba. Però è veramente bello, ragazzi, sono belli i colori, è bello anche che qui c'è Coraidon, la controparte, qui c'è scritto X, e dentro ovviamente c'era Miraidon X, che anche quello c'ha un errore di stampa, madonna. Quindi qui ho anche sculato. C'era quello e c'era quattro bustine, tra cui... Allora, vediamo un po' se ve le trovo. Due di Evo a Paldea. Uno di Asti Lucenti con Charizard, che mi mancava di artwork. E questo qui di Scarlatte e Violetto, che anche questo mi mancava. E qui, ragazzi, cosa abbiamo trovato? Io vi faccio vedere già i drop, non staremo a sbustare. Oltre a questo, avevo preso stamani giusto questi due di ossidiana infuocata, e poi successivamente da un'altra parte altri due che mi sono andati male, ma comunque è andata abbastanza bene. Non abbiamo trovato chissà cosa, però rispetto allo spacchettamento con i Panic nella palestra probabilmente il testosterone non va bene con i Pokémon, interferisce in qualche modo. Ora queste ve le mostro velocemente perché vi si va subito al succo. Allora, dov'è che erano? Ragazzi, guardate, qui ci sono già dei ricordi dei video, Eccoci, ragazzi, qui siamo in fondo. Allora, la prima busta, ragazzi, cosa ho sbustato? Alisma, madonna, Full Alternative Art. Bellissimo, tra l'altro, c'è un'olografia stupenda, fatta con questi pallini, con queste cose. Ho veramente sculato, credo, Non è una carta che vale tantissimo, ma è comunque una waifu che nel mondo delle carte Pokémon sono abbastanza ricercate, specialmente in Giappone. Ed è stupenda, e tra l'altro in quella busta lì, ragazzi, ora si vede già da qua, avevo trovato, senza neanche volerlo, un'altra carta rara, che era direttamente, lo faccio vedere perché ce l'ho qui, questa. Quindi sembrava il pacchetto apposta, madonna, special edition, di Alisma nello stesso pacchetto, va bene. Va bene. Poi cosa abbiamo trovato? Cosa abbiamo sbustato? Eccoci, ragazzi, un altro errore di stampa clamoroso. Qui si vede molto meglio, la tiro fuori, ragazzi. Lo tiro fuori per farvelo vedere. O meglio, per farvela vedere. Qui si vede tantissimo. Ho sbustato Grandi Zanne X. E ragazzi, altro che Grandi Zanne, qui c'è anche il grande bordo. Guardate quello superiore rispetto a quello inferiore. Ragazzi, quello inferiore ha preso a malapena il copyright, stava anche per uscire fuori, guardate, l'ha preso a malapena, fra poco lo stava tagliando. Questo è veramente clamoroso, ragazzi. E un conto è se magari a destra e a sinistra è spostato, ma dall'alto in basso è molto più palese l'errore. E infatti lo confrontiamo, vediamo un po', lo confrontiamo una carta abbastanza normale tipo questa. Se si vede qualcosa, non si vede un cazzo. Insomma, il boldo sopra è quasi doppio rispetto a una carta normale. Quindi questa già che è una ex, ma tra l'altro lui è bellissimo. Meno male ho trovato lui e non quell'altro, quell'altro mi piace molto meno. Comunque, già con questo errore di stampa diventa una carta molto unica. Poi in un'altra busta, ragazzi, di evoluzione a Paldea, mi pare, a parte c'è scritto, ho trovato Barry Bolt X, che questo non mi fa impazzire. Penso siano uno dei Pokémon più brutti rappresentanti in questo set, ma è comunque un drop interessante. Mentre invece nel Team Box, in Asti Lucenti, ho trovato Whismikot V Astro, madonna. Si poteva trovare ovviamente molto roba molto più succosa, però è comunque una V Astro. E quindi penso abbia abbastanza sculato. E ovviamente nel tin avevamo anche
il protagonista del teen, ovvero questo Miraidon X, che anche questo, tra l'altro bellissimo, anche lui che mi piace un sacco. Anche questo, ragazzi, guardate che bordo inferiore rispetto a quello superiore. Anche questo è un palese errore di stampa, e quindi ci sta che anche questo Pokémon qui sia molto... comunque diventa abbastanza unico nel suo errore. Ora vi faccio vedere il mazzettino. Abbiamo quasi finito questa dimostrazione. Faccio vedere il mazzettino delle Holo Reverse, delle olografiche e delle rare che abbiamo trovato. Questo Charmander bellissimo, di Obsidian Flame, quindi l'ultimo set. Tra l'altro è stato scritto in... ok, in bianco. Dovrebbero essere neri. Mi sta anche quasi esaurendo la batteria. Comunque, Charmander bellissimo. Questo Fungus che c'ha un artwork bellissimo. Mi piacciono un sacco a me quando mettono questi colori qui. Guardate tra l'altro il Bellossom dietro che si camuffa. Dio bavano. Poi questo Clefairy che l'ha fatto la Mori. Esatto, si vede subito. Ragazzi, devo muovermi perché mi si sta scaricando la batteria. Questo Larvitar che non mi ricordo se l'ho già trovato allo reverse, ma comunque qui lo ritrovo anche comune in questi spacchettamenti qui. Questo che mi ricordo avevo trovato normale qui allo reverse, Svalglio alla Lega. Questo Cleffa fumettoso tutto puccioso ci sta tantissimo, veramente bellino. Veramente bellino tanto. Poi abbiamo Panviard, anche lui allo reverse, che taglia Dunhuang. La sua evoluzione, Bisharp, fa parte però di un altro set, scarlatto e violetto. Bello anche questo che è in mezzo alla notte che cerca... Ah, attenzione! Sta tramontando... È bello questo contrasto, è sole e luna che tramonta e una sorge, bello, l'avevo notato. Questo Sandile di Komiya, bellissimo, è quel disegnatore che fa tutti gli artwork psichedelici. L'abbiamo già trovato, non mi ricordo se è così. Poi questo Vigoroth in città che vuol far casino. Holo Reverse anche esso. Di Vigoroth c'è un artwork bellissimo dei sette vecchi, mi pare, di Ex Smeraldo. È cattivissimo quell'artwork lì, ragazzi. Poi questo Romelio che me lo trovo sempre dietro. Holo Reverse anche lui. E Heracross, bello anche lui, che distrugge Dugnosa. Poi finalmente un Pidgeon, che comunque sono anche carte ricercate, che piano piano salgano anche di valore, ci sta. Visto perché sto perdendo voce, non lo so. Questo vibrava è di Comia. Fa vedere. Sì, infatti si vede. Guardate com'è figo, ragazzi. Guardate com'è figo. Sono finite le Holo Reverse. Ora si va proprio alle Holo. E ho trovato questa merda qua, Dio Cristo. Prima o poi lo dovevo trovare, eh? Alla fine l'ho trovato. Meglio sto Pokémon, lo odio. Però alla fine verrei messo nell'album e verrei distrutto. Qui stranamente è stato rappresentato anche troppo bene per essere un Pokémon così. Ma andiamo avanti, perché appunto ho trovato Alicia che ve l'ho fatta vedere prima. O meglio, Alisma che ve l'ho fatta vedere prima. Poi questo Mimikyu interessante, che tra l'altro leggendo la carta dice: prendendo tutti i danni inflitti a questo Pokémon dagli attacchi di Pokémon X e dei Pokémon V del tuo avversario. Quindi comunque mi sembra che è molto forte. Poi con due energie mette 70... 7 segnalini di danno sul Pokémon attivo dell'avversario. Insomma, presso un base mi sembra sbroccatissimo. Questo Clydro, che peccato, ce l'avevo già, l'abbiamo già spacchettato. Non mi ci soffermerò. Uguale questo Scizor qui. Quindi ora vedo se riesco a scambiare queste carte qua, sarà difficile. E poi c'è la sfilza di qualche doppia, queste le abbiamo già viste, di comuni. Questo l'arbitro l'abbiamo visto, i pugni le lasciamo perdere. Questo Probopass non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere, ma mi piace un sacco, ragazzi. Guardate, con la posa giusta e col disegnatore giusto, qui Takuyo, si può rendere omaggio anche, si può rendere importanza a un Pokémon brutto di questo tipo. Che vedete, a questa angolazione qui non si vede troppo la barba cringe sotto il naso ed è molto più bello. Gli atollesse lo farebbero un favore a tutti. Questo l'ho trovato doppio. Poi questo Bidoof con l'allenatore Nabaccio lì, come lo do il nome. Tra l'altro con questa... Sembra gigantesco, madonna, andiamo avanti. Electabuzz, attenzione. Attenzione. Cimeico bellino. E qualcuno non ce l'ho, mi sembra. Questo Gible mi sembra si fosse già trovato. Questo è Astri Lucenti, se non mi sbaglio. Bellissimo anche questo disegno.
Allora, se finisse il video, ragazzi, è perché non c'ho più batteria, quindi tanto ormai le cose importanti ve le ho fatte vedere. Premura di Komor. E pregate, ragazzi, che vinca qualche asta di recente, perché ho trovato delle chicche allucinanti. Carte non ricercatissime, ma comunque molto rare. E stavo praticamente per vincere Deoxys Lenticolare, che è una carta formidabile, però alla fine mi è andata male, ragazzi. Mi è andata male e se lo sono portato a casa con praticamente 30 euro per una carta del genere che ne vale minimo 200, tenuta bene, è veramente tanta roba, eh. Però sai, spedizione al Giappone, c'è il rischio delle dogane, c'è il rischio di tutte queste cose, che si perdono i pacchi, è molto rischioso, io non mi piace comprare su internet, però questo bombardiere è fighissimo, questo disegno, se chi l'ha fatto. Beh, anche sto Pokémon è stato abbastanza strano, ma qui è fatto abbastanza bene. Ecco, Flamico, Madonna. Il Pokémon meme per eccellenza, forse, rispetto a Doduspans. Comunque oggi c'ha problemi grossi a mettermi a fuoco, eh. C'ha dei problemi abbastanza grossi oggi. Perché c'è poca luce. Vai, questo Brambleen è totalmente scontatissimo. Questo Kufant l'abbiamo già visto. Questo Raichu non mi ricordo se l'ho trovato. Però fighissimo rappresentato così, eh. Me l'aspettavo olografico. Peccato. Non è una carta rara, ma non comune, eh. Gotytail. L'abbiamo già vista, se non mi sbaglio. Questa Kilian invece mi sa di no. Guardate che figa nella foresta, ragazzi. Tra l'altro mi sto abituando a vedere le carte sempre nel telefono per fare gli zoom e tutto. E stamani che non stavo filmando, mi sembrano molto più piccole le carte. In realtà sono un'illusione ottica del mio cervello. Ah, ok, questo non l'abbiamo mai trovato. C'è Titan che si lancia in avanti, Madonna. Sto Pokémon è stranissimo, ragazzi, dipende dai gusti, ma. Bellino sto Fluffy, cazzo. Chi l'ha fatto? Curata 5-0. Bellissimo. È molto pucciosa. Poi questo Croagunk l'abbiamo già visto, se non mi sbaglio. Sto Deden è bellissimo. Bellissimo che mangia le bacche ciliegie lì. Ecco, mi piacerebbe trovare la sua evoluzione, anche non comune, perché è stato rappresentato veramente magnifico. Questo Salandit cattivissimo. Bellissimo, c'è tutta la cortina fumogena nel bosco, bellissimo. Gazanke elettrica che fa il bagno. La sua evoluzione è stupenda. Ok, questo Nosbass me lo ricordo, ne abbiamo già parlato. Questo Litwick ci sta, anche questo mi sembra si era visto. Lui si era visto. Vedi, Charmander comune, però non l'abbiamo trovato Hollow Reverse. Poltergeist, tra l'altro è uscito da poco la sua forma alternativa nei trailer di Pokémon, quindi verrà messo in scalate violente nelle DLC. Poi vabbè, hanno rovinato anche certe cose, poi ne parlerò meglio, in dei video dedicati. Todeskrull, ecco, questo mi mancava. Mi pare ci fosse anche Lex in questa serie. E poi abbiamo il bellissimo Ninetales, che non mi ricordo se abbiamo trovato. Nel caso lo guardiamo un attimo, perché è veramente fatto bene questo qui, eh. Si avvicina quasi all'artwork di Arita, Dio santo. Abbiamo da Olive, attenzione, quella me la ricordo. Anche sto Team Paul me lo ricordo. Suskit che va a giro losco. Bellino anche questo. Questo Numele è bellino, anche il colore. Sembra quasi un Numele Shiny, però la sua forma Shiny mi pare sia gialla, se non mi sbaglio. Bello anche sto Espeon, che c'è una sorta di arcobaleno che lo circonda. Bellino, bellino. Sto Sharpedo che mi pare averlo visto. Che mi ripeterò un po', però d'altronde, siccome stiamo spacchettando parecchio, incontreremo anche qualche doppia. Infatti stiamo già incominciando a trovare. Ma io tanto, ragazzi, poi certo, avessi più soldi, mi metterei veramente pesantemente su internet a comprare le carte che mi rimangono. Qualcosa sto cercando di fare, ma a prezzi veramente bassi. Ed è veramente difficile, ragazzi. Veramente difficile. Ci deve passare giornate con le aste, trovare gente sconosciuta che vende sta roba, rischiare come con questo album qui.
Ragazzi, questo è costato 40 più 25 di spedizione. 25 di spedizione è tanto, però consideriamo che a Catania, cioè era in Sardegna, quindi è stato abbastanza rischioso il viaggio. E io, ragazzi, pensavo di trovare un mattone dentro, vero? Mi sembrava veramente troppo strano un prezzo del genere, perché comunque già Farigator, ragazzi, già quel Farigator lì, almeno un cinquantino d'euro che va, con tu lo compri a quel prezzo lì, che è perfetto, dai, su. Poi vabbè, non è di prima edizione, ma chi se ne frega. Ragazzi, sapevate che questo bonus lì, forse l'ho già detto, ma questa carta qui venne stampata solo in quarta gen, dimenticata per tutti questi anni, e è stata ristampata solamente adesso. Ma pensate voi, ragazzi. E poi qui ci sono le energie varie che ho trovato nei pacchi che abbiamo analizzato oggi. Mi piaceva fare lo spacchettamento stamani, ma ci vado a fare tante commissioni e non c'avevo il telefono dietro. Comunque, veramente molto contento per questo pacco qui. Veramente bello, ragazzi. Ora non vi dico di rischiare come ho fatto io, di non citarvi a farlo, però vedete, se vi può andare bene ogni tanto, possono capitare delle bombe del genere. Completare. Mi piacerebbe completare tutta la prima e seconda generazione. Il problema è che ci sono delle carte veramente che stanno salendo tanto di prezzo e sono difficili da trovare. Come per esempio, qui manca 20 minuti, vediamo se c'è qualcuno ancora. Zero, non c'è nessuno. Apriamolo un attimo, guardiamolo un secondo. Vedete questo? Faccio così, si vede meglio. No. Questo è Brox Rydons, che è questo set bellissimo, Gym Heroes. Era il primo set passato che raffigurava, tramite trainer peculiari dei capi palestra, certi Pokémon rappresentati con capi palestra peculiari. E qui manca 13 minuti, ragazzi, ed è sempre a 6 euro e mezzo, è pochissimo, considerando che viene venduto circa sopra i 20 euro. Vabbè, ci sono 3,50 di spedizione, però se riesco a offrire 6,50, dato che non c'è nessuno, me lo prendo io. Poi un'altra carta che cerco, ragazzi. Ora non ve la farei neanche vedere, perché magari qualche stronzo di voi potrebbe anche guardarla in tempo e offrire dei soldi per cercare di portarsela a casa, invece deve rimanere sconosciuta. Ed è una carta gradata, quindi pregate, ragazzi, perché non ce l'ho le carte gradate io. Non è una carta folle, diciamo, però è comunque di della roba giapponese praticamente introvabile, che quindi mi piacerebbe averla, Quindi pregate sia per lui che per quello che scadrà tra 2 giorni. Quindi comunque niente, questo è stato il drop di oggi. Vi ringrazio se avete guardato tutto il video, fatemi sapere insomma cosa ne pensate, se anche voi avete sculato su queste cose qui, oppure no, o se siete stati inculati. Vi ricordo di attivare le notifiche sul canale dei video che usciranno, perché comunque ne escono spesso in questi giorni. Vi faccio vedere anche, mentre vi faccio vedere questo lentamente, vi faccio vedere, cioè vi porto anche dei giochi qua e là, molto interessanti e anche sconosciuti, che a volte fanno anche ridere, ma alcuni sono anche belli. Quindi recuperatevi questi video, tanto ora state tornando dalle vacanze, quindi ci avete tutto il tempo migliore del mondo per farlo. Assolutamente. Quindi vedi, in questa parte finale del video vi faccio vedere delle chicche allucinanti. Qui ci sono solo le carte full alternative art, comunque le 9X, che non siano le prime ex uscite, quelle con la Yacht vecchio. Assolutamente. Questo è da quando ho rincominciato di recente a ricollezionare Pokémon. E devo dire che ho fatto veramente dei grandi colpi, ragazzi. Qua e là ho fatto delle scignate allucinanti. Queste le abbiamo sbustate noi. Ve le faccio vedere velocemente. Questa è altra roba che non vi ho fatto vedere. Guardate. Questo ve lo ricordate, ragazzi? Queste due ve le ricordate? Chi lo sa, questo qui alla festa dei Nabacci e 80enni, madonna. Chi lo sa se ve lo ricordate? Anche queste, Dio buono. La prima Team Collection che ho comprato con voi. Mancano 10 minuti, ragazzi. Purtroppo non posso mandare avanti il video, mi sa che mi si distrugge la batteria. Comunque a questo punto finiamo la carrellata. Chissà se un giorno finiremo questo micro album, che comunque è abbastanza grosso, c'entrano circa 400 carte. Guardate bello anche questo Zamazenta, madonna.
di gran festa. Bellissimo questo artwork qui, ragazzi, eh? Veramente stupendo, veramente stupendo. E poi qui abbiamo le ossa recenti, queste qui, con tra l'altro due errori di stampa, e l'errore di stampa qui dentro, quindi tre errori di stampa in questo acquisto di oggi, ragazzi. Cioè, allucinante, allucinante. Finalmente c'ho il fottutissimo Hitmonchan. Ragazzi, sapete che nel set base mi manca solo Clefairy, raro olografico, e mi manca una trainer che fa schifo, ma non l'ho mai trovata e non è neanche brillante. Poi il set base l'ho completamente completato. Poi ovviamente potevo completarlo quando mi pareva con soldi, va bene. Ma fate conto che vi ho sempre detto che le carte le ho sempre scambiate. Quindi alla prossima, ragazzi, ora basta.